Oggi parliamo di tumore alla mammella, anche se il nome continua a fare paura, è in realtà oggigiorno una malattia molto curabile. In Italia oramai oltre l'80% delle donne, in certe regioni tipo il Veneto fino all'85% di tutte le donne che sviluppano un tumore alla mammella guariranno da questa malattia. Questi risultati, che possono essere considerati senz'altro straordinari rispetto a come erano solo alcuni anni fa, sono dovuti all'efficacia delle terapie, terapie chirurgiche, terapie radiologiche e terapie mediche. Ed è oggi importante anche sapere che questo successo si ottiene molto spesso avendo ridotto l'intensità delle cure. Sempre meno donne devono fare una mastectomia radicale, sempre più donne possono fare una mastectomia conservativa, che spesso consente anche di avere un risultato estetico molto favorevole. Lo stesso tipo di approccio più personalizzato al trattamento si ha per quanto riguarda la radioterapia. Anche qui negli anni si sono affinate le tecniche di radioterapia, si fanno campi di radioterapia molto più limitati che consentono di risparmiare la maggior parte dei tessuti sani e irradiare solo quella parte della ghiandola mammaria in cui era presente la neoplasia. Infine, i progressi che abbiamo ottenuto sono in gran parte attribuiti alle terapie mediche. Ci sono tre categorie di farmaci: la chemioterapia, le terapie ormonali e le terapie biologiche, e questi farmaci vengono somministrati a donne operate per il tumore del seno per impedire che cellule tumorali che potrebbero essersi distaccate dal tumore primitivo e attraverso il sangue diffondere ad altri organi ed eventualmente attecchire e dare metastasi ad altri organi. Questo fenomeno può essere impedito utilizzando per l'appunto questi tipi di farmaci. Questi vari tipi di terapie mediche vengono usati in maniera personalizzata nelle varie pazienti con tumore della mammella a seconda delle caratteristiche biologiche delle cellule tumorali. Caratteristiche biologiche che vengono studiate in laboratorio, il clinico sulla base di queste caratteristiche decide quali delle terapie disponibili è quella più efficace per ogni singola paziente.